sui dati si parla tanto, si dice tanto e ci sono anche alcuni miti un po' da sfatare sui dati. Potremmo parlare dei dati che abbiamo. Il mondo del commercio e della distribuzione moderna, omaggio a Vegeta come tipo di denominazione, è seduta su una montagna di dati. Storicamente si è accontentato di essere seduta su questi dati e di utilizzarli in una misura un pochettino minore rispetto a quello che era il potenziale. E quindi già oggi comprendere quali dati abbiamo e che cosa possiamo fare oggi con i dati a nostra disposizione è un primo punto nodale. È evidente che però, e qui subentra il secondo tema, cioè il primo tema è che cosa abbiamo. Il secondo tema è che cosa ne facciamo dei dati. La nostra capacità di generazione di dati è giornalmente paragonabile a quello che abbiamo fatto in tutta la nostra storia come umanità prima che iniziassimo a occuparci di Big Data. Questo che cosa significa? Significa che quello che raccogliamo oggi, tra un paio di giorni, potrebbe essere assolutamente non necessario perché è superato abbondantemente dai dati degli ultimi due giorni. Tuttavia abbiamo raccolto terabyte e terabyte di dati, li dobbiamo mantenere, li teniamo su dei sistemi che ci costano sempre di più dal punto di vista della gestione e ci sono delle aziende che stanno iniziando a fare sostanzialmente delle diete dimagranti sui dati. Cioè stanno iniziando a interrogarsi su quali dati sia opportuno sfrangiare. Al contempo però la nostra fame di dati è orientata ed è orientabile a obiettivi di conoscenza. Perché i dati ci servono per capire quello che non riusciamo a capire. E di cose che non riusciamo a capire, io personalmente capisco molto poco di qualunque cosa, ma immagino che sia una situazione comune, quella di cercare dei dati soprattutto per superare un problema fondamentale, che è prendere le decisioni a buon senso. Siamo sempre affamati di nuovi dati e questo sarà un altro stimolo che spero possa trovare riscontro nei vostri interventi. Parliamo di dati biometrici, per esempio. La misurazione oggettiva delle emozioni, che è un tema che, per esempio, coordino un paio di laboratori che si occupano di questo tipo di tematica, al Politecnico, è un tema affascinante, bellissimo, no? Capire quando una persona guarda uno scaffale dove gli casca l'occhio e quindi capire se nel fare il category management è meglio mettere vicini i prodotti per colore, per brand, per categoria, per taglio, per ottimizzare a seconda di quello che voglio fare, la leggibilità dello scaffale per il cliente, quindi migliorare l'esperienza, oppure la rotazione dei prodotti sullo scaffale e quindi il mio tornaconto. Come si possono integrare queste cose? È una questione di trasformazione del meccanismo di raccolta dei dati e di sua analisi. E quindi anche un cambiamento dei processi organizzativi legati ai dati. Una delle grandi differenze, proprio dal libro di testo, tra l'azienda centrata sul prodotto e l'azienda centrata sul cliente è che l'azienda centrata sul cliente ha delle responsabilità organizzative chiare rispetto al cliente. L'azienda centrata sul prodotto ha delle responsabilità organizzative chiare rispetto alle categorie. È evidente che il 98% delle aziende è prodotto centrica, è evidente, spero che sia evidente, che non voglio dire che essere clienti centrici è la cosa migliore che possa succedere. Non credo che una cosa sia migliore dell'altra, credo però che ci sia esattamente quello che dici tu, l'elemento di coerenza. Se io voglio fare il CRM, la customer centricity, eccetera, tutta un'organizzazione in cui c'è un responsabile del ciclo di vita del cliente, quell'azienda non avrà una strategia di CRM, non avrà una strategia di customer journey e ogni volta che vorrà gestire una cosa di questo tipo introdurrà la figura del champion, cioè la tipica persona che non ha budget e non ha riporti, che deve andare dentro a prendere un colpo al cerchio, un colpo alla botte. È stata una mattinata molto interessante perché abbiamo imparato molto da player di diversi settori della distribuzione cosa stanno facendo con i dati e cosa vorrebbero fare e non riescono ancora a fare con i dati. Ne è emersa una discussione molto stimolante e anche molto costruttiva perché secondo me da questo tavolo nasceranno dei progetti che faranno parlare di sé.